Il corpo a corpo tra i manifestanti e il cordone di sicurezza posto ai lati di Montecitorio. A pochi passi dalla Camera dei Deputati, la folla tenta di entrare nella piazza, cuore delle istituzioni. Vengono lanciate bottiglie lacrimogene, ci sono scontri con le forze dell'ordine, un uomo viene immobilizzato a terra, un agente ferito. È il momento di maggiore tensione in una piazza con circa 800 persone dove la sofferenza di ristoratori, commercianti e ambulanti è strumentalizzata da frange estreme, tanto che a fine giornata la Confcommercio si dissocia dall'assalto. Manteniamo la calma, manteniamo la calma. Ci sono esponenti di Casa Pound, gruppi sotto la lente della Digos. Tra la folla spunta anche un uomo travestito da sciamano, il copricapo con le corna e il tricolore dipinto sul volto. Un esplicito richiamo a Jake Angeli, il fanatico che ha guidato l'assalto al Congresso degli Stati Uniti. Accendiamo la piazza! 7 manifestanti fermati identificati a Roma in una giornata di proteste organizzate in tutta Italia. A Napoli gli ambulanti bloccano l'autostrada 1 all'altezza di Caserta mentre tentano di raggiungere la capitale. Il traffico va in tilt. Tutti i negozi aperti e noi chiusi. Lo stesso appello urlato anche a Milano. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese parla di proteste alimentate dalla situazione estremamente delicata che sta vivendo il paese, ma definisce inammissibile qualsiasi comportamento violento nei confronti di chi è impegnato a difendere legalità e sicurezza ed esprime vicinanza al poliziotto ferito a Roma.